Ciao a tutti! Oggi vediamo questo pezzo di legno da cui si è staccata accidentalmente la corteccia. Allora cosa facciamo? Prima diamo una bella passata con la carta vetrata per lisciarlo bene. Ecco, vediamo, da questa parte la corteccia c'è, mentre di qui non c'è più. Allora dobbiamo risolvere questo problema e abbiamo pensato di utilizzare il pirografo. Con il pirografo andremo a bruciare la parte del legno, del bordo del legno. Noi utilizzeremo un pirografo con la temperatura regolabile, che dovremo mettere ad un livello molto elevato. Vediamo che il filo della punta è rosso incandescente. Così facendo andiamo a bruciare proprio il bordo del legno. Però verifichiamo anche che con questa punta il lavoro diventa piuttosto lungo e non particolarmente soddisfacente. Decidiamo di cambiare la punta, utilizzare una punta con una base più ampia. Per cambiare la punta dobbiamo svitare le due vitine e poi, siccome è calda, utilizzare una pinza. Ecco, qui vediamo vari tipi di punte e scegliamo questa punta che ha una base piuttosto larga. Si inserisce nella parte anteriore, poi si avvitano le due viti. A questo punto si accende il pirografo e immediatamente sale la temperatura della punta. Vediamo che sta già diventando rossa. Ecco, a questo punto andiamo a bruciare il legno sul bordo come prima. Così facendo otteniamo una base decisamente più ampia con cui lavorare e riusciamo ad avere un risultato molto più veloce. Vediamo che addirittura c'è la fiamma sul legno, perché la temperatura è molto elevata, siamo intorno ai 700 gradi. Qui abbiamo accelerato un po' il video per renderlo meno noioso, è un lavoro un po' delicato ma che non crea problemi. Non è pericoloso, non può prendere fuoco, diciamo, tutta l'asse di legno. Ecco, vediamo come sta venendo, l'effetto è carino. Piano piano andiamo a bruciare proprio tutto il bordo di questo legno, che è di 2 cm abbondanti, quindi abbastanza grosso. Si tratta di un legno di tiglio. Ecco, poi andiamo a riempire bene tutte le parti che sono rimaste un po' più chiare. E per farlo simile all'altro lato facciamo anche un pochino di parte laterale qua sul bordo della tavola, così da ottenere più o meno lo stesso effetto che c'è dall'altra parte. Abbassiamo un pochino la temperatura proprio per fare una fascia intermedia tra la bruciatura e il bianco del legno, in modo che assomigli proprio all'altro lato. Sempre con questa punta piatta e con dei movimenti rotatori
cerchiamo di dare l'effetto naturale, come se fosse una corteccia. Lo giriamo e andiamo a rifare la stessa cosa dall'altra parte, dove invece c'è la corteccia, per ottenere più o meno la stessa tonalità di colore. Ecco che, come si può vedere, abbiamo
ottenuto un buon risultato, perché da una parte c'era la corteccia e dall'altra no, e quindi abbiamo cercato di uniformare un po' l'effetto di questo legno, così da entrambe le parti ha la cornice scura, di cui c'è la corteccia, di qui no, ma l'effetto è molto carino. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto per i prossimi video e dobbiamo inventare qualcosa di bello su quest'asse di Tiglio. Vi aspetto anche sul nostro sito, se volete visitarlo troverete tanti pirografi e accessori per i vostri hobby creativi. Ciao a tutti, grazie, alla prossima volta.